Abbia un'associazione nazionale, è nata a Milano nel 1978 e negli anni successivi si è diffusa in tutta Italia. Oggi conta 60 sedi nelle varie pediatrie degli ospedali italiani. In queste sedi operano circa 5.000 volontari per un totale di 650.000 ore di volontariato annue. Il termine ABIO è un acronimo, significa Associazione del Bambino in Ospedale. La missione di ABIO è infatti quella di umanizzare l'ospedale, rendere il meno traumatico possibile il soggiorno dei bambini malati in ospedale, e quindi il compito principale del volontario ABIO è alleviare le sofferenze del bambino malato, ma anche dare appoggio alle famiglie che si trovino a soggiornare più giorni negli ospedali. Il reparto dove noi operiamo è un reparto composto da, appunto, da circa 24 posti, 25 posti letto, e ha questa bellissima sala giochi dove appunto noi stiamo per la maggior parte del tempo. Noi siamo una sede che proprio quest'anno compie 10 anni, per cui siamo nati nel 2003. E appunto il nostro scopo è quello di stare con i bambini e cercare di alleviare, facendoli giocare, alleviare il momento, così, che può essere doloroso, che può essere sicuramente impegnativo per loro e anche per i genitori. Per cui anche il nostro supporto non va solamente ai bambini, ma va anche ai genitori. E quello che noi possiamo fare è dare sostituire momentaneamente il genitore che magari può assentarsi per prendersi questi 5 minuti e stare con i bimbi. Noi abbiamo un sacco di giochi che ci vengono offerti, però abbiamo un modo per poterli raccogliere grazie a delle donazioni e soprattutto grazie alla giornata nazionale che tutti gli anni, da 9 anni a questa parte, facciamo e che si terrà come sempre verso la fine di settembre, quest'anno il 28 settembre. Saremo in piazza Matteotti e nell'atrio dell'ospedale di Desenzano con le pere, che sono il nostro frutto, diciamo, che ci rappresenta. Ecco. Per cui con un'offerta minima vi verrà dato un cestino di pere Williams e voi contribuirete appunto ad aiutarci a rendere questo reparto sempre più accogliente per i bambini. Al momento noi a ABIO Desenzano conta 21 volontari attivi e 28 soci. Ogni anno cerchiamo di fare un corso per il reclutamento dei nuovi volontari ABIO. Quest'anno il nuovo corso parte il 7 ottobre alle ore 19:30 presso l'aula magna dell'ospedale di Desenzano. Il corso è obbligatorio, e ci tengo a sottolineare che è obbligatorio. È costituito da un primo incontro informativo durante il quale viene spiegato quello che è ABIO e quello che ABIO si aspetta da un volontario. Dopodiché ci sarà un successivo incontro di valutazione, perché i volontari ABIO devono essere volontari che hanno a che fare con i bambini, quindi è molto importante scegliere il tipo di persona il più adatta possibile. Dopodiché, dopo un incontro di valutazione, seguono altri 3 incontri che sono dei veri e propri seminari, uno sugli aspetti igienico-sanitari, uno sul gioco in ospedale e uno sul un seminario di psicologia. Una volta terminata la parte puramente teorica del corso, inizia la parte di tirocinio pratico in ospedale. Prevede 60 ore di tirocinio. Una volta terminato la parte del tirocinio, si diventa volontari attivi. Le soddisfazioni sono enormi. Le soddisfazioni sono quando tu arrivi al tuo turno davanti alla porta della sala giochi, che è chiusa, e trovi i bambini che sono lì che ti aspettano. La soddisfazione è vedere un bambino che magari stava piangendo perché gli era appena stata messa una flebo, data una medicina disgustosa, entrare dentro e ritrovare il sorriso.
vedere bambini di tante etnie che giocano insieme anche se non si capiscono, vedere le mamme che per delle, magari anche solo per 5 minuti trovano un po' di sollievo parlando con noi volontari e trasmettendo a noi le loro ansie. Tutto questo è quello che ci riempie il cuore e che ci porta a continuare il nostro lavoro tutti i giorni.